Amici di Omisali, 26 anni che c'è questo gemellaggio con il vostro paese e sono con la signora Anna Maria. Lei parla benissimo. Anni. Lei parla benissimo l'italiano, quindi possiamo chiederle un po' di cose. Qualcuno dice una faccia, una razza, rivolgendosi a greci, croati e italiani. Ancora un senso questo discorso secondo lei? Ancora il senso questo discorso. Noi siamo molto grandi amici, siamo gemellati col vostro paese, già 27 anni, e andiamo sempre come grandi amici, sì, facciamo tante belle cose insieme. Ecco, per 26 anni abbiamo collaborato, avete collaborato insieme per questioni culturali, concerti, abbiamo presentato cori e viceversa voi. Quanto è importante questo collegamento culturale con il vostro popolo e con il nostro popolo? Noi a Fiume, in Croazia, abbiamo anche una scuola italiana, abbiamo anche il teatro, abbiamo il circolo, come si chiama il circolo? La comunità degli italiani. È così che noi siamo abbastanza collegati culturalmente con l'Italia e la Croazia. Anna Volpe, che è corrispondente della Voce di Rovigo, giornalista, ma che ha seguito dall'inizio questo gemellaggio. Come è cambiato negli anni? Beh, diciamo che si è cambiato nel senso che si è anche arricchito di nuovi contenuti, perché sono stati fatti progetti insieme anche a livello europeo e anche ci sono stati scambi culturali, visite, mostre fatte insieme con la cittadina di Omisali, insomma, in questo senso qua si è molto arricchito. Vorrei ricordare, diciamo, è stato promotore il mio ex marito Melone Vincenzo, fu lui infatti nel settembre del 93 a siglare l'accordo con l'allora sindaco Anton Dujmovic. Motta da questi cicogli.